Sindaco Luigi Lucchi, perché questa nuova ed eclatante protesta? Sono contrario alla demagogia e l'avere tolto le province sarà un danno per tutti i cittadini, in modo particolare per i cittadini della montagna. E credo che sia giusto farlo presente ai cittadini e alla popolazione, quindi ci vuole un qualche cosa che possa colpire l'opinione pubblica, ma soprattutto che sia un messaggio per il governo e per la regione. Se ritiene tanto dannosa la trasformazione della provincia, non poteva protestare prima? Ho sempre protestato dal novembre del 2011, quando è uscito il primo decreto del governo Monti. Addirittura l'anno scorso sono andato anche a protestare davanti al Corriere della Sera per Gian Antonio Stella, che è una delle persone che ha suggerito alla casta come fare per mantenere inalterati i propri privilegi, andando in bocca all'opinione pubblica l'eliminazione delle province. Il dato di fatto è che una noce in un sacco, come dicono dalle mie parti, non fa rumore, per cui essendo sempre stato solo non è successo nulla. Perché è l'unico sindaco che protesta, che dà importanza alle province? Molto probabilmente i miei colleghi, non so se hanno degli altri motivi o se si sono resi conto di quello che può succedere. E poi magari essendo più incanalati in partiti, in movimenti, in schieramenti, immaginano anche che ci sia la possibilità di fare gli assessori, il presidente della provincia, seppur non remunerati, e quindi di andare a occupare questi posti, che sono perfettamente inutili e faremo anche brutte figure come sindaci, visto che il cambiamento dalla provincia che conoscevamo a questa sarà notevole proprio per i servizi ai cittadini. Propone a tutti i suoi colleghi sindaci ed ai consiglieri comunali di non votare il 9 ottobre quando sarete chiamati ad eleggere l'assemblea dei sindaci che reggerà la nuova provincia? È la mia proposta, quella di non votare il 9 di ottobre, lasciare arrivare il commissario in provincia, che tra l'altro in termini concreti sarebbe anche un danno piccolo, cioè nessun danno, perché la provincia non ha nessun euro da spendere, anzi deve recuperare 3.900.000 euro che il governo Renzi ha tolto, perché Renzi ha distribuito lui gli 80 euro e mi fa anche piacere, però nessuno dice che li ha presi dai bilanci delle province, dei comuni, quindi ai cittadini, per mancanza poi di servizi e anche per l'aumento di quelle che sono le tasse e imposte comunali. Per cui credo che i miei colleghi, anche se io non mi voglio ergere fuori dal gruppo, farebbero bene a non votare e a far emergere questi disastri che si sono andati a creare e che ne facevamo volentieri a meno. Infine, crede che avrà seguito tra i suoi colleghi e tra i consiglieri? Temo di no, perché ci sono appunto questi schieramenti e questa voglia di andare a occupare delle sedie e degli incarichi che non permetteranno di fare nulla, ma nonostante questo interessa, non so il motivo, c'è una certa fregola di andare in provincia. Sarebbe bene invece difendere questo ente, averlo difeso anche prima, anche da parte della stessa amministrazione provinciale che si è lasciata cancellare non facendo nulla. La scusa è che si dice siamo uomini delle istituzioni. Ma proprio perché siamo uomini delle istituzioni abbiamo fatto un giuramento in favore dei nostri cittadini e in favore della Costituzione. Io credo che la prima cosa di una persona sia quella di rispettare un giuramento. Noi non lo stiamo rispettando, io vorrei rispettarlo e quindi io sicuramente il 9 di ottobre, pur andando in provincia, non voterò.